Il grande ciclismo, ragazzi, il grande ciclismo, la classicissima di primavera che ci aspetta sabato, ma nel frattempo altre corse, belle corse devo dire. Ieri il cosiddetto antipasto italiano della Milano-Sanremo, ossia la Milano-Torino, insomma un bel po' di cose di cui discutere, e vi andrò a dire anche due cose sulla Milano-Sanremo, appunto, che ad esempio quest'anno, dopo gli ultimi 2 anni in cui è cambiato un pochino il percorso, sia per lavori stradali e per altri motivi, insomma, quest'anno torna al suo percorso originario, ci sono dei forfè abbastanza importanti, insomma, un pochino di cose di cui discutere. Quindi ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. L'iscrizione è importante perché se apprezzate i miei contenuti comunque mi aiutate per quanto possibile a crescere, ed è soprattutto gratuita perché è quella la cosa che preme alla maggior parte delle persone. Quindi, essendo gratuita, se apprezzate i miei contenuti, iscrivetevi e campanella, e lasciate mi piace ovviamente. Quindi, dicevo, sabato ci aspetta la Milano-Sanremo, la classicissima di primavera, corsa lunghissima come sappiamo, ma prima di arrivare alla classicissima vediamo cosa è successo nelle gare di questi giorni. Oggi c'è stato il Gran Prix de Denain 2022, sicuramente l'ho pronunciato a cavolo, però vabbè, avete capito insomma. Una corsa alla 63esima edizione che si svolge in una cittadina francese, o meglio attorno a questa cittadina francese, vicina al Belgio. Corsa composta, caratterizzata da tratti in pavé, tratti comunque sconnessi. Infatti, ad esempio, cosa succede in gare di questo tipo con strade strette, strade comunque di campagna? Succede che spesso e volentieri ci possono essere forature, ci possono essere cadute un pochino rocambolesche, gente che se ne va dentro i canali, insomma, come è successo oggi del resto. Una caduta in uno dei tratti in selciato, in pavé, insomma, con un corridore, tra l'altro, che praticamente ha fatto anche una capriola in volo, non ricordo chi sia adesso, chi fosse, sinceramente, però comunque una caduta, un bel po' di confusione, ecco. E cos'è che caratterizza queste cadute, soprattutto in questi tipi di corse? Il fatto che quando si cominciano questi tratti, tutti vogliono essere davanti, quindi si va ad una velocità molto alta, il gruppo è veramente tirato al massimo, e poi comunque la bicicletta sorbalza, infatti tutti provano a fare cosa? A correre sui canali, o meglio, sulle canaline laterali che non presentano il selciato, i sanpietrini, diciamo così, insomma, il pavè. E quindi, insomma, potrebbe crearsi facilmente il patatrac. Fatto sta, ad un certo punto cosa succede in questa gara? Che, tra l'altro, percorso di 200 km, cosa succede? Che se ne va via un gruppetto, perché ovviamente nella parte finale si tentano maggiori scatti, maggiori allunghi, e se ne va un gruppetto con 3 uomini della Ineos, o 2, oddio adesso non ricordo, vabbè, comunque uno di questi è Daniel Martinez, si accoda anche Primoz Roglic, che però non mi è sembrato proprio in forma, in formissima al 100%, però vabbè, magari è solo una mia suggestione, insomma. Quindi se ne va un gruppetto, se non erro, di 5 corridori, appunto, perché non ricordo in questo momento se gli uomini della Ineos fossero 2 o 3, però insomma, un gruppettino di 5-6 corridori se ne va. Questo gruppetto verrà raggiunto praticamente sotto l'arco dell'ultimo chilometro. Comunque spingeranno e spingono tanto, e se fossero stati però allo stesso tempo più collaborativi, in alcuni momenti si sono messi un pochino a cincischiare, secondo me dovevano veramente rimanere uno dietro l'altro in fila indiana a tirare cambi regolari, perché contro un gruppo che va a velocità doppia e che vuole assolutamente recuperarti, che è in fila indiana ad un certo punto, veramente velocità mostruosa, incredibile, tu devi fare altrettanto, almeno, insomma, cioè anche se è difficile, però comunque devi attuare lo stesso atteggiamento che ha il gruppo, e in alcuni momenti non lo hanno fatto, e forse questo gli è stato fatale. Fatto sta, vengono ripresi,
si organizzano, diciamo così, i treni, poi non c'è una vera e propria organizzazione, ecco, anche perché non ci sono poi grandissimi velocisti. Però comunque, cosa succede? Che Max Walscheid frega tutti, una gran volata di forza, di grinta soprattutto, si mette lì davanti, non lo riescono a superare. Uno dei favoriti poteva essere il belga De Bont dell'Alpecin, che è stato pilotato bene comunque, sono stati gli uomini dell'Alpecin ad aver comandato, orchestrato la volata inizialmente, però alla fine secondo posto per lui che non riesce ad avere quel guizzo. Terzo, un francese, uno dei tanti francesi in gara ovviamente, visto che siamo in Francia, Adrien Petit. Quindi questo è il gran colpo di Maximilian Walscheid. Walscheid, che tra l'altro è, se non erro, del 92 o del 93, insomma, una trentina di anni, quindi nemmeno più giovanissimo, e gran colpo. Poi, per quanto riguarda le altre gare, invece, ieri c'è stato appunto la Milano-Torino, che però è una classica considerata sì un antipasto, però non ha quelle asperità che ha la Milano-Sanremo poi nel finale, eccetera, eccetera, insomma. Si arriva, è una corsa, una classica per velocisti. Comunque, corsa di 199 km e si arriva in volata, c'è la fuga, verrà ripresa, insomma, e si arriva in volata. Si partiva da Magenta e si arrivava a Rivoli. Chi ha vinto? Uno che è rinato, praticamente, che è stato ad un passo dal baratro, si è rialzato e è tornato, se non quello di prima, anche perché è quasi impossibile praticamente. Comunque è tornato ad essere un leader, uno dei leader, uno dei più forti. Sto parlando di Mark Cavendish, ovviamente. Cioè, i migliori suoi anni, quelli della giovinezza, diciamo così, non torneranno mai, ma perché è impossibile proprio. Però questo Cavendish, secondo me, è meglio del primo Cavendish, perché appunto, come ho detto, era un passo dal baratro, si doveva ritirare praticamente. Un anno e mezzo fa circa, se non erro, poi si è ritirato su, cioè una crescita pazzesca, una voglia di fare e da che cosa si vede questa voglia che ha, questa grinta e la felicità che ha nel correre proprio, nel fare le volate, tant'è che ogni volta che vince è felice come se quella fosse proprio la sua prima vittoria in assoluto, tant'è che va a ringraziare uno per uno tutti i suoi compagni. E più volte, quindi veramente fantastico Cavendish, fantastico. Secondo Nasser Bouhanni, ovviamente Cavendish della Quick Step. Secondo Nasser Bouhanni dell'Arkea Samsic. Terzo Alexander Kristoff della Intermarché. Poi Canter Sagan in quinta posizione, che lo vedo un po' affannato quest'anno, un po' non lo so, sottotono fino ad ora, ecco. Vendrame il primo degli italiani in sesta posizione, poi Morkov non a caso. Torna Morkov e la Quick Step vince. Morkov credo sia uno dei più forti ultimi uomini in volata che siano mai esistiti, perché è veramente un animale, passatemi questo termine in senso positivo. Ben Swift in ottava posizione, poi Simone Consogne, Biniam Girmay della Intermarché Vanty-Gobert Eritrea. Eritrea, la nazionalità, non il nome della squadra, ci mancherebbe. Poi la Nokere Corse c'è stata ieri, altra classica insomma, di 190 km, vince con un gran colpo Tim Merlier, il belga dell'Alpecin, quindi l'Alpecin che avrebbe potuto mettere a segno comunque due vittorie in 2 giorni, non ce la fa per poco, però la vittoria di ieri è sicuramente in una corsa più importante di quella di oggi. Sicuramente molto importante per come è arrivata. Poi, secondo Max Walscheid, che già ieri aveva dimostrato che era abbastanza in forma e oggi non si fa sfuggire l'occasione e mette a segno appunto questa vittoria al Denain e non era assolutamente facile perché quando il giorno prima fai un secondo posto vieni fregato, ripetersi subito il giorno dopo. Non è da tutti, anche se non c'erano proprio tutti i corridori top, eccetera, eccetera, però comunque è una vittoria. Terzo, Arnaud Delie della Lotto Soudal belga, quarto
Vallerberg, Bram Welten in quinta posizione, corridori che non seguo, tra l'altro non so chi siano. Poi Tiller, questo già l'ho sentito di più, Hofstetter anche lui, Pierre Barbier, Pascal Ackermann si conosce e Jannik Sinner, no, sto scherzando, Jannik Steimle, credo si legga così, però vabbè. Poco importa, insomma, giusto per dirvi due nomi per quanto riguarda l'ordine d'arrivo. Milano-Sanremo, che dobbiamo dire della Milano-Sanremo? Insomma, avevo detto prima, avevo accennato, mi sembra che comunque il percorso torna ad essere quello originario, quindi si fa il passo del Turchino ad un certo punto, comunque salita molto distante dal traguardo, poi si affronteranno Capomele, Capocervo, Capoberta, tutte salite, anzi strappi corti comunque, con pendenze però diciamo importanti al cospetto di un'andatura elevata, diciamo così, del gruppo, perché il gruppo le fa veramente a tutta queste salite. Poi per non parlare della Cipressa e del Poggio successivamente, che è lì di solito, insomma, che si decide la Milano-Sanremo, o comunque un passaggio molto importante. Mi ricordo ancora la vittoria di Nibali che scattò sul Poggio e veramente fece un'impresa straordinaria. Jesper Stuyven anche, insomma, veramente passaggi epici, spettacolari. Quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora. E vi vado a dire il chilometraggio, perché non lo ricordo a memoria, però comunque vicino ai 300 km siamo, 293 km, ecco. Quindi si farà, come ho detto, a metà gara più o meno il passo del Turchino. E poi Capomele, Capocervo, Capoberta, Cipressa e Poggio. E andiamo a vedere anche le pendenze di questi colli. Allora, tralasciando il passo del Turchino, che non ce ne importa molto, Capomele, Capocervo e Capoberta, 1,9 km al 6,7% e 8% di massima, di pendenza massima, praticamente. Più o meno sono tutti questi tre strappi, tutti con queste caratteristiche. Poi, sulla Cipressa inizierà veramente la bagarre, la salita più lunga, 5 km e 6 al 4,1 di media e 9% di pendenza massima. Però sul Poggio poi, che si farà tutta e ci impiegheranno credo attorno ai 5 minuti, poi sarà praticamente una volata, cioè è come se ci fosse l'arrivo ai piedi del Poggio, sarà una volata. Con i treni per prendere davanti il Poggio, perché se lì sei troppo indietro, se ti scappa qualcuno, poi non lo vedi più, rischi veramente di non vederlo più, perché il gruppo si fraziona, siamo alla fine di una corsa lunga 293 km, quindi non state a vedere le pendenze, dici ok, 3,7 km al 3,7%, no, cioè non state a vedere le pendenze, vedete. Capite il fatto che è il chilometraggio, soprattutto nella Milano-Sanremo, che fa la differenza e l'andatura fatta nel finale. Quindi può succedere, cioè veramente è piuttosto il Poggio dopo una gara del genere rispetto a una qualsiasi altra salita, magari di 10 km anche al pendenza media 7%, per dire. Cioè, mo, vabbè, la sto sparando grossa, insomma, però per farvi capire. Quindi Poggio e poi si va giù, discesa spettacolare dal Poggio, poi tecnica con tante curve e si arriverà poi quindi a Sanremo. Ma per quanto riguarda insomma i forfè che vi avevo anticipato prima, insomma avevo accennato, non ci sarà Sonny Colbrelli, purtroppo, non ci sarà Alaphilippe, non ci sarà Van der Poel. Anche poi avevo sentito prima un altro nome, però adesso mi sfugge. Insomma, chi è il favorito numero uno secondo i bookmakers? Wout Van Aert, soprattutto per la condizione nella quale è e per quello che abbiamo visto anche qualche giorno fa alla Parigi-Nizza. Cioè, è grazie a lui se Roglic ha vinto la Parigi-Nizza nell'ultima tappa, perché veramente non lo so. Come dissi all'epoca, qualche giorno fa, è come se avesse un serbatoio di energie
ideale 10 volte più grande di tutti gli altri, cioè spaventoso. Vediamo la sua condizione a questa Milano Sanremo, ma secondo me sarà preparato veramente a puntino, anzi, di più. Quindi favorito Wout van Aert, c'è anche Caleb Ewan, poi bisognerà vedere i velocisti che riusciranno a rimanere in gruppo dopo le varie salite, vedremo se le squadre se le loro squadre saranno brave, insomma, a tenerli lì, a fargli il ritmo giusto. E se avranno le gambe, insomma, per rimanere attaccati al gruppo. Vedremo chi partirà sul poggio, se partirà qualcuno, se si arriverà in volata, eccetera, eccetera. Insomma, non ci resta che aspettare, come dico sempre. Quindi, poi non ho detto, Pogacar, c'è anche Pogacar. Se mi chiedete, insomma, chi è, secondo te, il favorito di questa Milano-Sanremo? Io, più che altro, vedendo la forma di Van Aert, mi accodo a tutti coloro, e sono veramente tantissimi, che dicono appunto che lui sia il favorito. Però, siccome spesso i favoriti toppano magari, potrebbe veramente succedere qualsiasi altra cosa. Quindi mi verrebbe anche da dire, non vince Van Aert. Non so chi altro vince perché è una corsa incertissima la Milano-Sanremo, soprattutto quest'anno. Però vi dico, non vince Van Aert, anche se è il favorito numero uno, è quello che è più in forma, non vince Van Aert. Poi magari mi smentirà proprio nettamente, però non vince Van Aert. Quindi ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Sono giunto alla fine del video, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra e che dire. Alla prossima ragazzi, buona serata a tutti. Forza Azzurri comunque, al prossimo video.